siamo qua per fare una cosa che avevamo annunciato, cioè iniziare un percorso di costituzione dell'associazione che ha un obiettivo, io lo voglio dire con molta sintesi, lavorare per ricostruire il Partito Democratico delle origini, cioè lavorare per ricostruire le ambizioni che aveva il Partito Democratico alle sue origini, essere un soggetto quindi plurale, inclusivo, che svolge una funzione di carattere nazionale, non una corrente interna al partito, non un punto di vista che pure ci sarà dentro il partito e che è frutto della dialettica congressuale, ma un'associazione aperta agli iscritti e non iscritti e a tutti coloro che ritengono che sia necessario un grande soggetto riformista e un sistema di alleanze per battere la destra e per evitare che questo paese possa cadere nell'instabilità, nell'ingovernabilità e aprire le porte a fenomeni di carattere reazionario che vediamo crescere tutti i giorni nella società italiana. Il logo è fatto per fare il Partito Democratico, cioè per far sì che il Partito Democratico faccia il lavoro che si era assunto la responsabilità di fare, quindi tornare ad essere un grande soggetto che tiene insieme culture politiche diverse, che è in grado di svolgere una funzione di carattere nazionale, non è un'alternativa al Partito Democratico, è uno strumento per far sì che il Partito Democratico svolga quella funzione e la svolga interloquendo con l'insieme del centro-sinistra. Tenere insieme anche idee diverse, tenere insieme anche culture politiche diverse, unirle, era l'ambizione, era lo sforzo, era il sogno, vorrei dire, del Partito Democratico alla sua nascita. Rilanciare questo sogno, questa ambizione è il compito che noi affidiamo a questa associazione.